Centro Studi, Massimo Bianchini, che oltre ad essere laureato in pianoforte e anche in composizione, è fondatore e presidente dell'associazione appunto di cui facciamo parte e che si preoccupa soprattutto di trasmettere, nonostante le difficoltà, il bello dell'arte a tutti i livelli. È una forma di educazione che i nostri ragazzi e la nostra terra dovrebbe continuare a nutrirsi di un po' di cultura nonostante le difficoltà, non di solo pane dobbiamo vivere, e quindi cerchiamo di continuare a farlo con entusiasmo. Lui è anche direttore artistico della Scuola di Musica Piccola Opera di Tortiano, è attivo come musicista e compositore, ha composto musica per cinema e teatro, svolge un'intensa opera di didattica musicale e di didattica della composizione, insegna pianoforte e composizione a Roma presso la Scuola di Musica Il Giolanio e a Vitorchiano presso la Scuola di Musica Piccola Opera. E Massimo Bianchini, che ora ci presenterà 5 piccoli brani di sua composizione. Ve li descrivo un attimo, ma sono brevissimi. Inizieremo con una sarabanda in stile bacchiano, quindi da una piccola suite, soltanto un movimento che ripercorre un po' come con nostalgia lo stile di Bach. Poi ci sarà un brano dal titolo Vetus Urbis. Vetus Urbis è l'antico nome di Vitello e questo è servito proprio per un film come colonna sonora e richiamava proprio una lotta intestina nella Vitello del 1800, quindi una cosa storica. Il terzo brano che ascolteremo è Infanzia. Il brano è stato ispirato al nostro autore, e proprio la bambina Santa Rosa di Vitello, quindi questo diciamo ricordo della Santa è ispirato a questo brano. Il brano numero 4 è Una serenata per Licia, che è ispirato a questo libro, che è un testo per bambini, La novella e il bullo. Di questo brano, di questo libro, c'è un'iniziativa che speriamo possa essere portata a termine, un'idea di fare un corto e di divulgarlo nelle scuole, proprio una letteratura per bambini e per ragazzi, e questo brano è ispirato proprio a questo testo. E chiuderà questo diciamo intermezzo musicale con Libertà, è un brano che ha composto il nostro Massimo Bianchini con un suo allievo, Gianfranco Caso, che non è presente, ma è un signore che da molti anni collabora con il nostro Centro Studi ed è un giovane diciamo maturo, compositore e cantautore. Accogliamo un applauso Massimo Bianchini.